commissioni, mi sembra che sia andata benissimo la cosa, è molto difficile perché comunque per un cane l'ambiente è nuovo e come avete visto ci sono degli esercizi che vengono fatti in contemporanea e la cosa che si vede è e che diciamo la cosa fondamentale è la relazione tra Abby e Danila. Ancora un grande applauso e grazie. Facciamo sempre con tre cani che giocano contemporaneamente il legame che si crea tra la parte umana e la parte canina in questo gioco è fondamentale. Non è solo questione di prendere il tipo di attività che fa il volo, ma bisogna di capirsi, di capirsi al volo, di capirsi con uno sguardo, di capirsi con un movimento. Quello che vedete ora è più di mesi, di settimane, di ore di lavoro insieme. Guardate, ognuno è interessato solo ed esclusivamente al suo partner umano e a questi piccoli mezzi di traffico colorati. Tutto quello che c'è intorno a noi non ci interessa, perché noi ci stiamo divertendo. Possiamo vedere il numero a caso, perché questi cani non hanno paura, potete pure fare un po' di rumore, la testa non va a scomunicare. Avanti, dai. Allora, quest'anno mi presenta anche un po' di abbonetto. Di che parliamo? Direttamente dal più volte, alla mia sinistra, Paolo Luna, fate pure un applauso. Roberto, Arinano, Ricky e Asso. Alla mia destra, sempre più volte, Marco e Giorgio. Ok. Allora, adesso chiederei gentilmente a Ricky e a Marco di uscire perché il primo binomio che ci farà vedere un attimino che cosa sono in grado di fare, ovviamente ora non ho sentito Barbie se l'hai detto prima, ma normalmente il nostro terreno di lavoro non è sicuramente questo. Il nostro terreno di lavoro sono dei prati, dei campi. Normalmente le competizioni di bisdog avvengono in un campo da calcio, quindi potete ben immaginare che insomma non è esattamente la solita cosa. Ma non ci fermiamo, noi ci divertiamo lo stesso, ovviamente quello che vedrete è un lavoro al 30% rispetto a quello che questi cani sono in grado di fare. Potete sicuramente immaginarlo. Come vuol dire che non sia divertente? Quindi appena Paolo è pronto in ordine, io faccio partire la sua musica. E ci va a divertire. Ci sei Paolo? Ok. Yeah.
femminile. Un bel applauso e un ringraziamento a Paolo Luna.
dei fischi. Prossimo ad entrare in campo è il coach indicato e il suo splendido set. Un bel applauso a questo set, su su su, guardiamo un video di una volta, potete fare anche da soli, ve lo assicuro, veramente, poi vi mettete un po' di cremina nelle mani, ma va tutto bene. Ok, Ricky, quando vuoi, finiamo la musica del caso. Thank you.
applauso.